E-Gay Sports. It's in the gay. E ciao a tutti bimbi belli, bentornati sul mio canale. Si continua con il nostro viaggetto di Alex Hunter, siamo su FIFA 18, settimo episodio. Avevo detto ragazzi che avremmo bene o male continuato e inizia la seconda stagione del nostro Beniamino, la seconda su tre come sapete è una trilogia che mi piace ripercorrere e come dico sempre è meglio ripercorrerla oggi che magari averla fatta a tempo debito, è vero sarebbe stata un po' più popolare a tempo debito, però a fare tre capitoli insieme secondo me prende di più, a meno non c'è da tipo da fare una pausa di un anno tra un capitolo e l'altro. E questo ragazzi penso lo conosciate, il menu di FIFA 18. E è un bello tornare perché mi ricorda un po' uno dei giochi che ho portato di più sul canale. FIFA 18 ragazzi, insieme a FIFA 21 mi ci sono spaccato. Fatto sta che comunque dobbiamo scegliere la squadra dove iniziare e direi assolutamente di iniziare dove abbiamo interrotto, ovvero il Leicester City, senza proprio pensarci su due volte. Allora, eravamo un ATT. Ripercorriamoci un po' l'episodio precedente ragazzi. Oddio. Che ricordi, cioè è passato un mese, ma che ricordi? Questo Garrett Walker, il primo provino. Crediamo sia il momento di mandarti a giocare in prestito. Oh, qui sì, insomma, fu un brutto colpo quando ci chiesero di andare a giocare in prestito. Oh, qua eravamo sostanzialmente, sì, all'ultimo episodio in cui rincontrò sia Walker che Williams insieme, che una volta era amico di uno e non è andato amico dell'altro e poi si è ribaltata la situazione. Oh, questo è il Brasile, me lo ricordo benissimo, ragazzi. C'è un po' di volta adesso. Ci siamo con Danny e Williams, ormai la nostra amicizia è andata avanti. Oh, i bambini brasiliani. Giustamente sono andati in vacanza in Brasile, no? Vogliono che giochiamo con loro. Questo qua sembra Luis Diaz del Porto. È uguale, raga. Vai, iniziamo la prima partitella di questo FIFA 18. Che a differenza del capitolo precedente non è su un campo di calcio. Ok, siamo squadra con un bambino e Danny Williams. Grazie, grazie. Vai, primo gol di FIFA 18 è andato. Anche il secondo? Anche il secondo. Ma che livello sto giocando di difficoltà? Beh, bello, 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 grazie. Però io non so a che livello mi faccio giocare, ma... cioè, guardate qua. Renan... sono andato fuori qua io. Grazie. Grazie, grazie davvero. Non passi, non passi, non passi, non passi, non passi. Hunter di pallonetto, è bello. Felipe Williams. Pensate tipo giocarla con un livello difficile, una cosa del genere. Dai, falla finire, no, non la fa finire. Ah! Autogol. Williams a giro, mamma mia, supremo. Dai, io penso che abbiamo vinto. Ragazzi, ragazzi, avete a che fare con dei professionisti qui, Li abbiamo stracciati. Non si è visto. Andiamo, andiamo, andiamo. Facciamo in modo che sia una stagione indimenticabile. Partiamo molto impulsivi, Molto di più di quanto avessimo lasciato FIFA 17. Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo, insomma lo Starring ci hanno toccato piano, Cioè da Harry Kane, con tutto rispetto, Marco Reus, a Cristiano Ronaldo e compagnia varia. Beh, che dire, che dire. Il ritorno di Hunter, vamos. Ok ragazzi, 17 luglio 2017, si riparte esattamente da dove abbiamo lasciato, Leicester. E qua quest'anno possiamo anche modificare l'aspetto di Alex, cosa che l'anno scorso non potevamo fare ad esempio. Allora, ci hanno dato questa maglietta che è buona, pantaloni strappati, scarpe rosse e nere, forza Milan raga. Braccio sinistro, qual è la novità? Ho lo scudo tribale d'aro, ok fascia tribale, un bel rapace dietro il collo, una ancora qua come io però ce l'ho sul braccio e... questa acconciatura niente, niente, niente male. Attillata, dai. Voglio che stiamo col lupetto. Mi ispira troppo. Scarpini solo Adidas. Grazie. Allora, queste Adidas X. Calzini lunghi. E qua, in onore di un grandissimo campione, caviglia la rosa.
Direi che meglio di così non si possa veramente chiedere niente. Andiamo avanti, va. Capitolo 1, ritorno al passato. E beh, oh raga, stessi completini d'allenamento, proprio gli stessi, anche stesso campo, stesse persone. Tornei negli Stati Uniti esattamente come l'anno prima, proprio paro. Ho sentito dire che quest'estate te la sei spassata a Rio. Grazie, dopo una stagione della Madonna mi sono fatto un po' di vacanze, se permetti. Ah, già la prima decisione chiave? Sono pronto. Allora, il gameplay è un pochino più lento e la colorazione è assai migliore. Vabbè, facciamo la partitella 11vs11, che vi devo dire. E siamo tra i titolari, che bello. Hunter dentro. Destro, bello. Bello, bellissimo, dai. 1-0 titolari. Guardi, no, ma... Ma che cazzo, Schmeichel? Svegliate. Slimani ancora assist di Alex, incredibile raga. L'1-1 e il 2-1 mio, due kick off glitch. Drinkwater, Alex, raga, mancava il gol suo. mancava. Slimani, Drinkwater. Vabbè raga, ho capito che Slimani e Hunter, quando giocheranno insieme, saranno una bella coppia. C'è anche il secondo da giocare, minchia che palle. Hunter al Brighton, no, che palla che gli aveva servito però. Gray, che bel passaggio, quasi piglia gol. Sicuro. Però sotto le gambe Schmeichel no, Vammarez, Iborra! 4-2 e la chiudiamo qua. Primo gol in cui Alex Hunter non fa né gol né assist. Dettagli, 9,5 di valutazione. Prende e porta a casa. Prima cazzina nello spogliatoio. Però vabbè che l'ho messo a maniche lunghe, Alex, ma non è che deve stare a maniche lunghe sempre. Non montarti troppo la testa, Alex. La squadra vince grazie a te, ma anche grazie a noi. Si è visto, infatti, come abbiamo vinto l'FA Cup l'ultimo episodio. E il pallone pro del nonno è sempre lì, siamo retrocessi a 72 di overall. Questo è poco buono. Però eravamo a 74. Vabbè, Rio Ferdinand. Marcus Rashford. Ehi, ciao. Bastardo. A foot. Tu sei Alex Hunter. Non lo sapevo, wow. We go back 12 months ago. Wants to watch. Frecciatina e a foot, no? I heard that you came in after the FA Cup final. Is that true? Sì, è vero, si è fatto vivo. So, who would usually win then? Anche mi c'ho risolto tra me e Walker. Dai. Secondo te? L'avevamo in campo, giocava per gli avversari. Oh, chi c'è? Garrett Walker. Già, vero. Mi sembra giusto. Le cose sono cambiate e mo sei uno stronzo. È stato bello vederti. Vaffanculo. Dai, su. Mister, sarebbe bello vincere qualcosa durante questa tournée. Levati da qui. Anche perché l'anno scorso non abbiamo potuto. Dopo tre partite, finita come finita, ci hanno fatto quittare il torneo. Oh, ecco la nostra camera d'albergo a Los Angeles, cazzo. Eravamo a Seattle l'episodio scorso, adesso siamo a Los Angeles. Beh, passi avanti, no? Controlliamo sempre la squadra e siamo in coppia con Slimani. Mi manca già Kane. Oh, ma come siamo fighi. Con la maglietta attillata, signori. E i tatuaggi sul collo. E anche i nuovi font dietro le maglie. Ed ecco, ragazzi, CR7, che tra l'altro abbiamo già affrontato nel capitolo precedente. E ha fatto l'assist per il pareggio del Real al 90esimo, che ce l'ha messa totalmente nel culo. Banda alle minchiate, Real Madrid Leicester City. Prima partita ufficialissima. Hunter destro! Subito Alex Hunter! E la esultanza, ragazzi, è sempre la solita. Scivolata sulle ginocchia, gol bello, perché insomma, tra due centrali del Real Madrid riesce comunque sia, con l'aiuto del palo, a portare in vantaggio il Leicester. Proprio, ragazzi, repentinissimo sto gol. Va al Brighton Slimani Navas. Debole. Ferdinand dentro. Hunter. A giro Navas. Mares. No, raga. Come ha fatto a sbagliarla Mare? Al Brighton. Fuori cosa? Raga, gli stiamo veramente facendo l'elicottero in faccia sti qua, Marezzi, Borra, Navas. Complimenti, raga. Cioè, complimenti a Navas, che mi devo dire.
Va al Brighton, questa è bellissima. E borra! Marcelo ancora sulla linea. Già la seconda che salva lui, eh. No! Non ci voglio credere, ragazzi. Primo tiro in porta. Primo tiro in porta del Real Madrid. Cioè, per dire. Si comincia bene, eh. Lo voglio anch'io Marcelo che salva le palle sulla linea, però non è giusto. No, no, raga. No, ragazzi, No. Non è possibile. Cioè, qua vuol dire proprio che ti ci stai mettendo di impegno, eh. Ma se qua finché non ha fatto gol, non... sta zitto, guarda. Dai, fagli fare il 3-1. Fagli fare il 3-1, dai. Fuori gioco, coglione. Cosa? Ma che giocatori di merda abbiamo? Non entra un passaggio. Non entra un cazzo. Io non lo so. Due occasioni hanno fatto due gol. L'hanno messo in pullman. Non è cambiato un cazzo dall'episodio scorso, ragazzi. È il primo episodio e già mi devo incazzare. Ma non esiste. Ma non me ne frega un cazzo di Ronaldo. Non me ne frega un cazzo, raga. Non me ne frega un cazzo. È un nome. Il nome è gioco di merda. Perché è questo il nome? No, ragazzi, ma non esiste. Non esiste. Dici, mi hanno sodomizzato 90 minuti? Ci sta. Ma tu tiri, tue occasioni. E ovviamente la finale è Bayern Real Madrid. E noi ci puppiamo Los Angeles Galaxy. Perché? Perché dobbiamo subire lo script. Perché è giusto così. Ora io la Galaxy me lo metto al culo, me lo metto. La partita degli inutili. È solo un amichevole, vaffanculo. Slimani, Bernard, dai. Guarda, prendi la palla in mano, non ho veramente voglia, guarda. Slimani dentro, Hunter. Niente, non ci si fa, ragazzi. No, mamma mia. No, ragazzi. Slimani. Dai, 2-0, prendi la palla in mano. Figuratevi se mi mette a esultare nella finale terzo e quarto posto, dai. È ridicolo. Hunter. Niente. Cioè, è l'unico gioco che più va avanti, più fa schifo. Dos Santos. Cosa? Slimani. Al Brighton. Me lo stava facendo sbagliare, ragazzi. Cioè, no, per dirvi. Didi. Niente. Mi ha preso più pali che cicciolino. Marez. Hunter. No, non ce la fa! Non me lo fa fare! Finisce qua, 3-0. La partita più inutile della storia. Ci ho buttato veramente al cazzo un quarto d'ora della mia vita per giocare questa partita. E ora in campionato, in Premier, si ride, eh. Cioè, ma se la squadra è questa, si ride davvero adesso in campionato. Siamo alla 70 di overall, come se mi fregasse qualcosa. Non ti sei mai fatto sentire. Perché mi stai sui coglioni. Sei stato bravo. Stato bravissimo, non mi ha fatto fare gol. Perdon. Ah, sì, la scena del ristorante. Kim Hunter. Sì, la ragazza sarebbe la sorella. Siamo tre sostituti, che bello. Oltre il danno, anche la beffa. Aggressività 50, forza 71, visione 65, grossa 53. E si va tra i titolari. MLS All-Star Leicester, 2 agosto 2017, partita, ripeto, totalmente inutile. Ancora in coppia con Slimani, ma veramente ti sta sul cazzo, Vardy, eh. Cioè, ma t'ha fatto qualcosa di male? Dimmelo. Hunter, dai, 1-0, gol di Hunter. Una partita che non esisterebbe mai. Ma ok, noi abbiamo aggiunto un altro gol ai 20.000 ormai che abbiamo fatto, bene così. Slimani, Hunter. Fuori gioco. Eh beh. Che ti aspettavi? Slimani vede Hunter. C'era il Zoom. No, non c'era il Zoom.
Vabbè, andiamo a festeggiare tra i nostri tifosi. Bel pallonetto di pregevole fattura. Ah, è vero, il Sium è un'esultanza sbloccabile, ora che ci penso. Ste palle però, anche sopra il muto quadrato, vanno spazzate, signori. Zimani, va il cross per Mendy. Ho mirato malissimo, raga. Hunter, Slimani. Dai, assist di Alex per Slimani. Flautino. E 4-0. No, che cazzo dico? 3-0. Finisce 3-0, doppietta di Alex e gol di Slimani. Non voglio trofei, non voglio niente, ragazzi, Devo un po' prenderci mano con le esultanze di quel tempo. Peccato non possa fare il Sium, per quello mi ha fatto questa seconda esultanza di merda. E mi girano ancora i coglioni, ragazzi, No, se è chiaro, voglio parlarne. E siamo a 74 di overall. Abbiamo ripreso l'overall che avevamo mollato a FIFA 17. E non abbiamo vinto il precampionato. Chissà come mai. Vero? Felpe nuove? Dai, sì. Ah, subito così, proprio senza un minimo di rifiato. Leicester Arsenal, prima partita. Oh, primo episodio, sempre l'Arsenal, è incredibile. Nuove facce. Si torna nuove bestemmie più che altro. Vamos al King Power Stadium, torniamo a casa. Che però sembra quasi avere un look quasi nuovo con questa illuminazione. Mi piace. Ante è dentro. Slimani! L'apre Slimani! 1-0! Oh, sì, questa esultanza c'è. Ok, questa sarà l'esultanza che noi adotteremo da qua alla fine di questo episodio. Anzi, di questo capitolo. Cioè, ragazzi, andate a pescare i video vecchi, facevo solo quella. No, gol. Vai, kick of glitch! Ma quanto cazzo mi mancava! Bella dentro. Uff, arbitro! Arbitro! No. Dalla via, però! Bella il Brighton dentro. Hunter. Sì! Alex Hunter, dai! No, dovevi esultare col mulinello, tesoro. Ma vabbè. Va bene così, ragazzi. 2-1 contro piede palo filtrante. Qua Mertesacker, data la sua esplosiva velocità. Oh, chi si rivede? Chi non muore si rivede. No! Ma perché questi lanci così? Perché li hai fatti così a merda? C'è un cazzo di lancio, Un cambio di gioco normale e plateale. Va Brighton dentro, Hunter. Calcio di rigore. Boh, vabbè. Hunter di qua. Dai! Volevo angolarlo di più, ma va bene. Fallo sto mulinello. Non fa il mulinello, ragazzi. È incredibile, non lo fa. Ok, non lo fare. Va bene, non lo fare. Finisce 3-1. Nel finale possiamo dire di averla meritata. Prima del finale, a essere sinceri, abbiamo rischiato veramente grosso, ma il rigore ha risolto tutto. Prima partita in Premier League, prima doppietta stagionale. Che ci mettiamo la fascia tribale al braccio destro. È ingrassato il nonno, ragazzi, La solita casuccia, ragazzi. Ho delle grandi novità per te, ragazzo. Sentiamo come mi vai a rovinare la carriera. Non mi stupisce, visto come domini le partite. Si frigge mia con l'acqua qui, Lavora per i Blancos. Sì, a Real Madrid ci andremo al prossimo capitolo. E Ronaldo sarà la Juventus, quindi track! Un capitolo a prenderla nel culo. Guarda com'è finito, papà. In miseria. Real Madrid! Sì, sogna. Agilità 73, accelerazione 80, controllo palla 75, dribbling a 74. Ottimo. Immaginiamo che il Real Madrid faccia un'offerta adeguata prima della chiusura del mercato del 31 agosto. E io ci vado. Se è per il tuo attuale contratto, Michael e io ne abbiamo parlato. Io voglio te e il contratto. Mi aspettavo che ci fosse l'opzione tipo dove devo firmare. Newcastle, Leicester. Una sfida contro il passato, ragazzi. Si torna al St James Park, probabilmente per l'ultima volta, perché poi
e andremo a girare l'Europa, quindi sarà l'ultimo al St. James Park. Non è ancora nulla di certo, anche se poi lo sarà. Dai ragazzi, torniamocene al St. James Park. Siamo al 75 di overall e non me ne ero neanche accorto. In ogni caso ragazzi, l'ha steccata la prima, perdendo 1-0. Oh ragazzi, che ricordi. Mamma mia. Più di mezza stagione è passata qui. Incredibile. Oddio, sembra tutto così familiare. Bello, Iborra. Hunter Darlow. Rimani, Hunter. No, contro l'ex squadra. Che palle. Hunter. Mostra rispetto. No, ho fatto L1 cerchio cerchio. Si torna a segnare al St. James Park. Io non volevo esultare, ma costretto a farlo il gioco. No, raga. Non posso, va con Kiko Felice un'altra volta. Appena dentro, Hunter, 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 Hunter. No, ma sei serio? No. No, raga, il pareggio, no, no, no. Hunter, dentro, Slimani, Slimani. No. Slimani. Hunter. No, ragazzi. Ora, se prendiamo il pareggio, cosa da valutare? Cosa da tenere in considerazione? Cosa da tenere in considerazione? Hunter, mettitelo nel culo! Oh, e niente zoom con l'esultanza. Mi dispiace, sono al St. James Park, ma io esulto, esulto contro sto gioco di merda, ragazzi. Finisce qua. 2-1. Fa tutto Alex. Fa il disfa a suo piacimento perché a volte il gioco decide di non fargli fare un cazzo. Terza doppietta di questo episodio. Andiamo avanti. Che scena triste. Hai dormito? No. Per te ci siamo sempre. Ma meno male. Oddio, te non so ancora per quanto. Sì, vabbè, i giornalisti sono delle merde, raga. Solo perché ha scambiato la maglietta con Ronaldo. Che cagata. Aquila mamma sulla sinistra del collo. Aquila, dai. Così, rondi da una parte, Aquila dall'altra. E facciamo la gabbia d'uccelli. Equilibrio 77, aggressività a 51, visione a 67, passaggio corto a 75, passaggio corto poi anche a 76. 26 agosto 2017, siamo veramente agli sgoccioli della finestra di mercato. Leicester, Huddersfield intanto, questo è sicuro. Bisogna fare attenzione perché è una squadretta molto tosta. E raga, tutti ci hanno abbandonato, ci guardano male. No, Marez, non mi guardare male che mi piange il cuore. E niente, Slimani e Vardy compongono l'attacco questa volta. E niente, veniamo panchinati dopo una vita. Vai, si perde già. Ho detto che l'Huddersfield è tosto, eh. Oddio, c'è in campo lo scarso. 2-0. Mi viene da ridere, raga. 3-0 no, raga. Assurdo. Raga, ma che ci mandano un campo sotto di 3 gol? Vedete a non avermi messo titolare? Ragazzi vostri. Questo è ancora il mio club. Ottene almeno un pareggio. Come cazzo li recupero 3 gol, raga? Siamo anche uno in meno! Slimani. Hunter. Hunter. La prima è andata. Vai. No, vabbè, ce l'hai con me. Ce l'hai con me. Ce l'hai con me, raga. No, ma togliti dai coglioni. Hunter, Hunter. Ora mi volete dire, no? Come cazzo faccio a ribaltare la partita se deve essere una cosa così? Gol. Hunter. No, raga. Va bene. Il gioco non è scriptato. Hunter. Marezza e Mancino. Dai. La palla a mano, va. Giustamente mi fa segnare al 78esimo. Gol. Il kick off glitch. Ragazzi, abbiamo subito 3 kick off glitch. L'unica cosa che mi dispiace è che questa partita io non segnerò, perché la meccanica sta facendo in modo che io non segni. Se no del resto del risultato mi importa veramente una sega. 3 gol non li ho presi io. Slimani. Mamma mia ragazzi, allora tengo premuto troppo, tira fuori. Tengo premuto giusto, tira fuori. Tengo premuto poco, fa il tiro di merda. Io cosa devo fare? Dai, fine. Togliamoci dal cazzo sto Leicester. Vai, bravo Hog, che col kick off glitch ti sei fatto la tripletta.
perché tanto se no, cioè, come te la fai? Questa è una partita che dall'occasione che abbiamo avuto la potevamo anche vincere, però non si può. Il gioco non te lo permette. Volevo mostrare ai tifosi cosa si sono persi, perché tanto ormai mi state veramente tutti sul cazzo. Sai, ritirarsi così anche in partita, invece sti cazzi. Perché uno fa in partita un gol così? Effetto a 75, forza 74, finalizzazione a 77, anzi forza 75, tiro a 78. Potenza tiro. Leviamoci dalle palle sto Lester, dai. Leviamoci dalle palle non perché me ne voglio andare, ma perché tanto c'è... il plot è quello, quindi c'è da attaccarsi. Andiamo, su. Che sta succedendo? Che non sai fare il tuo lavoro. Non potevamo pensare che l'offerta non fosse reale. Mo' sono cazzi tuoi, ma ancora dobbiamo attaccarci e lasciare il club per colpa tua. Abbiamo parlato poco fa e crede che tu non debba più far parte della prima squadra. Bellissimo. La decisione è definitiva. Con quanta eleganza e sorriso l'ha detto, eh? Ma non venderemo Alex a una rivale. Ah, decidono anche loro, capito? A noi ce ne andremo, non ti preoccupare. 5 ore dalla chiusura del mercato. Tanto la conoscete già la trama, ragazzi. Sei tu che continuavi a dirci che sarebbe andato tutto bene. È vero. Mo la paghi cara. Un tempo il telefono squillava in continuazione e i migliori giocatori... ma se non squilla più... Perché? Scelta tosta, eh. Abbiamo chiuso. È finita. Parliamone, posso sistemare le cose. Vaffanculo. Bimbo bello. Spiace. Ecco la chiamata del padre. Adesso dovremmo volare in America. Perché rispondi al tablet? Che cazzo di senso c'ha? Ho licenziato Michael. E ho fatto bene. Se ti interessa, si può fare. Ma ci serve una risposta adesso. Andiamoci. Alex, è una buona occasione per te. Potresti far risplendere l'MLS. Campionato di merda, però. E questo è quello che mi offrite. Andiamo. Però, almeno, abbiamo completato tutti gli obiettivi del capitolo 2. Comunque andiamo avanti. Tatuaggio del cervo. Ma che bello, signori. Ho 9 punti abilità, non me ero mica accorto. E ho proprio bypassati, scusate. Tanto aumentiamo sicuramente la finalizzazione. Aumentiamo anche la visione. Aumentiamo i tiri al volo. Il contrasto in piedi. L'accelerazione. Bene. Galaxy TV. E siamo al capitolo 3 ormai. Si va a chiedere le licenze all'NBA. Harden. Vabbè, il calcio là fa schifo, però... Diciamo che ci sono tantissimi soldi, ma giocare a calcio a Los Angeles deve essere bellissimo, solo che hanno un campionato che, poverino, è quel che è. Capitolo 3, una nuova galassia. Ecco la sorella. Sei Alex Hunter? No, sono un idraulico. Oh, c'è la presentazione allo Stupa Center, che oggi si chiama tipo Dignity Health Sports Center, una cosa del genere. No, no, impossibile. Cosa ci fai qui? L'imbianchino. Eccoci qua. Noi, come dice lo speaker, abbiamo conquistato la Premier League. Sì, in effetti è vero. Non a livello di titolo, però a livello di... Però a livello di tutto quanto l'abbiamo conquistato. A livello di fama, di apprezzamento. Anche a livello statistico. Ma c'è da dimostrare ai tifosi che sappiamo tirare le punizioni. Fantastico. Beh sì, dai, facilmente superabile. Allora, in classifica siamo settimi. A 25 punti dal Kansas City. Sì, come cazzo li chiappi. Dobbiamo provare almeno ad entrare per i playoff, quindi dalla terza alla sesta posizione. E qua siamo in una specie di discoteca. Siamo stati invitati da Thierry Henry. Ehi. Ma Romagnoli è uguale. You're right? Need anything? No, grazie mille. Un po' di figa voglio. Ok ragazzi, Los Angeles Galaxy contro Portland sarà la prima partita del prossimo episodio. Io ragazzi vi ringrazio per la visione di questo video, lasciate like, iscrivetevi al canale e ci vediamo con altri contenuti, con le live, con Assassin's Creed ragazzi, con tutto quello che sta uscendo finora. E noi ci vediamo prossimamente con Alex Hunter, si continuerà su FIFA 18. Grazie a tutti ragazzi.